Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, carissimi giovani, ci ritroviamo anche questa sera per il nostro appuntamento settimanale. Questa sera ci ritroveremo ancora sotto la tenda del Signore, in sintonia con quello che è il cammino, il percorso di quest'anno, in preparazione a celebrare l'ottavo centenario del capitolo delle Stuoie. E proprio in occasione di questo capitolo delle Stuoie, anche noi idealmente vogliamo abbracciare tutti coloro che in qualche modo sono una parte di Francesco, che rappresentano, che hanno regalato il suo volto, la sua presenza, il suo carisma nel corso dei secoli. E questa sera Fran Michele tratteggerà il profilo di una grande santa, una grande mistica, Santa Veronica Giuliani, piena di passione, una donna fra l'altro stigmatizzata, quindi segnata come Padre Pio delle stimmate di Nostro Signore. Ma prima, ecco, di addentrarci nella nostra preghiera questa sera, consentitemi di rivolgere un pensiero e soprattutto, ecco, di indirizzare la nostra preghiera a questi nostri connazionali, a Luca, Atanasio e Vittorio Iacovacci. Abbiamo ascoltato in TV quello che è accaduto, soprattutto abbiamo sentito della loro capacità di fare tanto bene. Davvero siamo orgogliosi di questi giovani. Pensando a loro mi è venuta in mente un'immagine del film Mission, dove ad un certo punto il sacerdote compie lo stesso gesto che compiamo ogni sera qui, porta l'ostensorio in un momento di persecuzione. E quando questo sacerdote viene colpito, cade a terra con l'ostensorio, c'è un bambino che raccoglie questo ostensorio e continua a portarlo. Vedete, quell'ostensorio è certo la presenza reale di Nostro Signore, ma rappresenta anche tutto ciò nel quale noi crediamo, i valori più grandi, per i quali siamo capaci anche di dare la vita. Ecco perché noi siamo grati a questi due giovani, a Luca e a Vittorio, perché hanno portato con dignità il loro ostensorio, che non va tenuto per terra. Ecco perché questa sera mi auguro con tutto il cuore che anche nei vostri cuori, in modo particolare i vostri cuori, cari giovani, ci sia il grande desiderio di raccogliere il testimone, di raccogliere il loro sacrificio e di sognare come loro, fare qualcosa di bello per rendere più buono questo mondo. E allora vogliamo un attimo di silenzio dedicarlo a loro e soprattutto, ecco, ricordarli nella loro preghiera. A loro, ma vogliamo essere vicini alle loro famiglie, alla fidanzata di Vittorio, alla giovane famiglia di Luca, a tutti coloro che piangono la loro assenza. Preghiamo. O Dio, che per mezzo del tuo Santo Spirito ci doni la grazia di sperimentare la comunione dei santi nella tua tenda, fa che possiamo accogliere il tuo Figlio Gesù Cristo nel segno della parola e del pane consacrato. La sua presenza alimenti in noi lo spirito fraterno e la carità verso i più bisognosi, perché possiamo sperimentare la gioia di appartenere alla tua famiglia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo. Allora gli si avvicinarono i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno».
un gigante di santità. Così è stata chiamata Veronica Giuliani da Papa Pio IX, canonizzata nel 1839. E come già ha anticipato Fran Nicola, è una santa che ha tante somiglianze con il nostro San Pio da Pietrelcina. Innanzitutto sono due santi della famiglia Cappuccina. Veronica entrò a soli 17 anni nel monastero delle Clarisse Cappuccine di Città di Castello in provincia di Perugia, dove oggi si può venerare il suo corpo. Sappiamo bene che Padre Pio ha sofferto per le sue piaghe, per le sue stimmate, perché ha dovuto sottoporsi a tante indagini da parte dei medici e per un periodo della sua vita addirittura è stato nascosto, non poteva né più celebrare in pubblico e neanche confessare. E così accade anche per Veronica, nonostante la vita di clausura già prevede una separazione col mondo. Veronica è stata tenuta nascosta, non poteva né scrivere una lettera e neanche ricevere una persona per poter dare consigli. E molte ancora sono le somiglianze con Fra Pio da Pietrelcina. È una santa di altri tempi e la sua cultura dove lei visse è completamente distante, infatti lei visse tra il XVIII e il XIX secolo. Eppure oggi la sua vita può dirci qualcosa, soprattutto in questo tempo in cui i cristiani vivono la Quaresima. È un tempo forte, a me anno dopo anno capita sempre domandarmi ma chissà se l'ho vissuta forte, cioè in maniera come si dovrebbe vivere. E quindi oggi Veronica può suggerirci qualcosa. I cristiani sono chiamati a vivere per 40 giorni la penitenza. È una parola un po' brutta, vorremmo quasi non ascoltarla perché non suona, ecco, in un modo positivo nelle nostre orecchie. Ma cosa vuol dire penitenza e soprattutto penitenza cristiana? Partiamo da ciò che non è la penitenza cristiana. Ci sono alcuni giochi di società, specie giochi per bambini, che c'è una fase del gioco detta penitenza. Cioè, quando un giocatore non indovina qualcosa oppure bara e quindi non rispetta le regole, è messo in castigo e deve fare qualcosa perché appunto è punito. Questa non è la penitenza cristiana. La penitenza cristiana non è ricevere un castigo e neanche infliggerselo. Non è questa la penitenza cristiana. Gesù ci è venuto a portare innanzitutto una buona notizia. E la buona notizia per eccellenza è quella della risurrezione. Addirittura ha promesso a noi la stessa sorte se percorriamo i suoi stessi passi, se imbocchiamo la stessa strada, se ci incamminiamo nello stesso cammino. E quando avete fatto qualche gita scolastica o se avete avuto occasione di fare un pellegrinaggio a piedi, la prima cosa che si fa è quella di decidere cosa portare e cosa non portare, cosa è ingombrante e cosa invece è necessario per questo viaggio. La penitenza cristiana è questa, cioè essere disponibili a lasciare ciò che non ci serve, ciò che in realtà ci appesantisce in questo cammino. E Veronica è stata maestra in questo senso e aggiungo maestra inimitabile. Infatti lei stessa, scherzando, diceva alle sue consorelle: non imitatemi perché io sono pazza di amore, e le persone per amore fanno cose pazze. Però, come dicevo, può insegnarci qualcosa. Un episodio molto importante che lei scrive nel suo diario è questo: a soli 4-5 anni lei dice di innamorarsi, si incontra con un bambino mentre lei giocava a raccogliere i fiori, incontra questo bambino della sua età e insieme giocano. Lei stessa scrive che non riesce a pensare a un'altra persona e non riesce a pensare ad altro. Quel bambino era Gesù, che sotto le vesti di un bambino di 4-5 anni giocava con Veronica. E da quell'episodio lei decide: quando mi farò più grande, sarò sposa di questo bambino. E quindi lei già progettava dove sarebbe entrata, in quale monastero. E il padre fece di tutto per togliere questo pensiero dalla testa della sua figlia minore. Infatti le iscrisse anche a Scherma, oggi è stata proclamata protettrice
dei praticanti di questo sport, però nonostante questo lei rimane fedele al suo primo amore ed entra, come dicevo, a 17 anni in convento. Una cosa che mi ha tanto incuriosito della sua vita è quello che scrive. Lei dice che quando era piccola era di capo duro. Detto in termini odierni, significa di testa dura. Non aveva un carattere facile. Infatti lei diceva che aveva un carisma particolare, cioè quella di attrarre l'attenzione su di sé, soprattutto del suo padre. Suo padre era innamorato della sua figlia minore, erano molte sorelle in famiglia. Le sorelle la chiamavano fuoco, perché se non si faceva come diceva lei, la giornata non andava per il verso giusto per tutta la famiglia, quindi era meglio accontentarla. E fa un po' sorridere perché una grande mistica, un gigante di santità, in realtà aveva questa tendenza ad essere egocentrica. E mi chiedo, vi chiedo, in quanti ambiti anche noi siamo più egocentrici che altruisti. Veronica però ha avuto il merito di cambiare, di maturare durante la sua vita. Infatti lei era la più piccola tra tutte le consorelle e la prima cosa che fa è imparare a cucinare e fece con tanto amore il lavoro che le fu affidato da novizia, ossia quella da infermiera. Infatti impiegava molto tempo per stare con le sorelle più anziane. Quindi lei passa da questo pretendere di essere accontentata ad accontentare gli altri. Fa questo passaggio, questo grande passaggio. Lascia spazio alle persone accanto a lei nella sua vita. E quanto siamo disponibili noi a lasciare spazio alle persone che ci sono accanto? Un proposito molto concreto potrebbe essere questo. Secondo le statistiche, l'80-90% le persone che si arrabbiano con noi si arrabbiano perché non si sentono capite, perché non sentono che la persona che sta di fronte possa soddisfare un suo bisogno e quindi nasce a origine la rabbia. Quindi, un proposito, quando una persona si arrabbia di fronte a noi, invece di arrabbiarci a nostra volta, fermiamoci e capiamo quale bisogno sta manifestando la persona che si sta arrabbiando, perché proprio con me se la sta prendendo. Probabilmente vuole essere accontentata su qualcosa, ha bisogno di qualcosa. E questo penso potrebbe essere un passaggio per iniziare a fare spazio alle altre persone nella nostra vita. Un buon proposito di carità, che è una delle tre dimensioni che i cristiani sono chiamati a vivere più profondamente in questo periodo. Un'altra di queste tre dimensioni è quella della preghiera. E Veronica, e qui c'è ancora somiglianza con il nostro San Pio da Pietralcina, viveva profondi momenti di preghiera con il suo Signore, momenti molto intimi. Se la nostra preghiera rimane tra me e il Signore, non è una preghiera cristiana. Veronica maturerà anche in questo. Infatti dalla preghiera, oso dire un po' egoista, cioè preghiera per sentire l'amore del suo Signore nei suoi confronti, lei passa alla preghiera di intercessione. Cocciuta com'era, non smetteva di pregare se sapeva che qualche persona si ammalava, oppure una persona che si ostinava a fare cose non buone, quindi rischiando anche di non essere salvato. Lei li chiamava i poveri peccatori. Inizia a lasciare lo spazio anche nella sua intimità con il Signore agli altri. E a che punto sta la nostra preghiera? Parlo per me, molte volte sembra quasi un elenco di tante grazie di cui abbiamo bisogno e continue necessità. E questo, come accennavo, non è preghiera cristiana. Un buon proposito sarebbe quello di invitare qualcuno all'adorazione del giovedì, dato che sto vedendo che per molti è un appuntamento fisso, o se proprio non possiamo, anche portare nel nostro cuore l'esigenza di una persona che sappiamo che ha bisogno. L'ultima di queste tre dimensioni è quella del digiuno. E abbiamo ascoltato il Vangelo di cui parla del digiuno. E ne parla anche in maniera strana. Gesù dà una risposta molto curiosa, dicendo che bisogno c'è di digiunare se lo sposo
è con voi, facendo riferimento a lui stesso, dicendo: se io sono con voi, sono presente nella vostra vita, qual è il motivo di privarvi di qualcosa, di digiunare? Infatti, il digiuno cristiano è un'esperienza di condivisione, non di privazione. E non sto facendo riferimento solo al cibo. Non mangiamo per poter dare quello che, ecco, ricaviamo da quel cibo alle persone, non solo su questo. Secondo me una cosa che io provo tanto difficoltà è quello di fare digiuno dal tempo, ossia, mi spiego, secondo alcuni studiosi viviamo in un'era molto particolare, cioè abbiamo un rapporto deformato con il tempo. Cerchiamo in tutti i modi di riempire il tempo di faccende e servizi da fare e non ci accontentiamo se non facciamo molte cose. Grazie a Dio, non so se dire grazie a Dio, però il Covid in questo ci sta aiutando un attimo a frenarci, a riflettere. E un buon proposito sarebbe quello di digiunare da questo modo di fare, da questo modo di correre, perché probabilmente abbiamo lasciato una chiamata senza risposta o una richiesta non soddisfatta da parte di qualcuno, soprattutto a persone che hanno bisogno. Immagino quanti stanno vivendo un periodo di lutto o quante persone stanno vivendo forti conflitti nella loro famiglia e quindi non stanno vivendo, riprendendo l'immagine del Vangelo, a festa, non stanno vivendo le nozze. Spero che la vita di Veronica vi abbia insegnato qualcosa oggi e prima di lasciarvi vi auguro un buon cammino. Durante un viaggio è necessario fermarsi e chiedersi se dobbiamo fare rifornimento di qualcosa o lasciare ciò che ci pesa. E Veronica ha fatto questo durante la sua vita. Molte volte si è fermata e ha fatto un po' sintesi per capire dove stava andando. E ci ha insegnato a lasciare spazio alle altre persone, ai nostri amici, familiari, conoscenti. Forse questo è il passo che in questa Quaresima insieme dobbiamo fare. Per poter fare questo cammino in compagnia, con qualcuno al nostro fianco, e testimoniare la bellezza di questo cammino come faceva questa grande santa. Ripeteva alle sue consorelle, infatti: ho trovato l'amore e l'amore si è lasciato trovare.
sia lodato e ringraziato in ogni momento. Santissimo, Santissimo, Santissimo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore Gesù, come Santa Veronica, anche noi ti abbiamo tanto cercato nella nostra vita e tu ti sei fatto trovare, sei puntuale ad ogni tuo appuntamento, non ci lasci mai soli, rendi la nostra vita una compagnia, una comunione. Signore, rendici in grado di poter stare con te, di capire quanto è importante la tua presenza nella nostra vita.
sete l'anima mia, il tuo volto. Thank you.
Signore Gesù, vogliamo rivolgerci a Dio Padre con le parole che Tu stesso ci hai insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento della Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della Tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del Tuo corpo e del Tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Tendiamo ad imporre il nostro punto di vista e a mettere da parte chi non è d'accordo con noi o chi non ci accontenta. Signore, aiutaci a vivere con un sano distacco da noi stessi e a fare spazio alla parola dell'altro, al pensiero dell'altro, ai bisogni e alle esigenze che il nostro prossimo porta nel cuore e ci manifesta. Siamo qui, Signore,
a pregare non soltanto per noi stessi. Ti presentiamo non solo tutte le nostre preoccupazioni, ma le ansie di tutti i giovani del mondo, soprattutto di coloro che non hanno avuto la grazia di incontrarti. Con la fiducia che anche una fede piccola, come un granello di senapa, può spostare le montagne, ti chiediamo che tutti possano dire, come Santa Veronica, ho trovato l'amore e l'amore si è lasciato trovare. Perché digiunare? È ciò che viene spontaneo chiederci. Se attraverso questo mezzo il nostro cuore si commuove, pensando a tutti i crocifissi del nostro tempo, allora è uno strumento giusto e necessario. Gesù, tu ci inviti a vivere in festa, come fanno gli sposi alle loro nozze. Ma ci dici di digiunare, cioè di condividere con chi al momento non vive in festa. Salvaci dalla gelosia di possedere il tempo per essere più disponibili con chi incontriamo. Vale la pena vivere. Vivere per le persone che abbiamo al nostro fianco. Vivere per coltivare le proprie passioni. Vivere per amare. Il mondo non è facile e gli ostacoli sono tanti. Ma con il tuo aiuto diventa più facile. Signore, dai la forza. Dai gli aiuti necessari a tutti quei ragazzi che non sentono la voglia di vivere, non sentono la forza necessaria per affrontare il lungo viaggio della vita.
Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua santa e immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.